L'8 luglio del 1994 stesso anno Kim Il-sung si spense improvvisamente, lasciando il paese in un doloroso lutto e gettando nella preoccupazione gli osservatori internazionali. Il suo figlio e successore Kim Jong-il sarebbe stato al sicuro da una possibile opposizione interna? Quale sarebbe stato il suo comportamento in politica estera? Avrebbe continuato la politica di riavvicinamento del padre? Sarebbe stato all'altezza di Kim Il-sung? Secondo gli archivi sovietici, Kim Jong-il, conosciuto in Occidente come Kim Jong-il, venne al mondo il 16 febbraio 1941 in un campo militare vicino a Chabarovsk, in Siberia. Secondo le fonti ufficiali nordcoreane, la nascita di Kim sarebbe invece avvenuta sul Monte Paektu, in Corea del Nord, precisamente un anno dopo, il 16 febbraio 1942. I suoi genitori erano la guerrigliera e patriota coreana Kim Jong-suk e suo marito, il guerrigliero coreano Kim Il-sung, futuro primo ministro, presidente, attuale presidente eterno e padre della Corea del Nord. Sin dalla sua infanzia, Kim Jong-il si dimostrò straordinariamente intelligente e saggio. Secondo la sua biografia ufficiale, Kim ha completato il corso di istruzione generale tra il settembre del 1950 e l'agosto del 1960, frequentando la scuola elementare numero 4 e scuola media numero 1, scuola media superiore in Namsan, un istituto speciale per i figli dei dirigenti del partito, a Pyongyang. Durante la sua giovinezza, gli interessi di Kim spaziavano dalla musica all'agricoltura fino a comprendere la riparazione di automobili. Si recava a scuola con autocarri e motori elettrici da lui costruiti in laboratorio e ha spesso favorito la visita di fabbriche e aziende agricole, che faceva insieme con i suoi compagni di classe. Gli piaceva inoltre leggere libri di filosofia e di arte militare. Nel settembre del 1960 si iscrisse all'Università Kim Il-sung di Pyongyang, dove frequentò il corso di laurea in economia politica marxista. Durante il periodo universitario lavorò come operaio in un'industria tessile e come riparatore di televisori, mentre nel luglio del 1961 si iscrisse ufficialmente al Partito del Lavoro di Corea. Molto spesso Kim Jong-il accompagnava il padre nei suoi incontri con la popolazione in tutto il paese. All'inizio degli anni 60 si recò in Germania dell'Est, allora alleata della Corea del Nord, e a Berlino fu addestrato presso un'unità dell'aeronautica militare. Completò poi gli studi in Corea, laureandosi nell'aprile del 1964 con una tesi dal titolo La posizione e il ruolo di una circoscrizione nella costruzione del socialismo. Nel corso degli anni 70 avrebbe inoltre studiato inglese all'Università di Malta durante una vacanza sull'isola, ospite del primo ministro maltese Don Mintoff. Subito dopo la laurea cominciò la sua scalata all'interno del partito. Nel 1965 venne nominato istruttore e capo sezione per il comitato centrale del partito. Lavorò poi nell'importante dipartimento dell'organizzazione e nel 1968 divenne membro del Politburo. Durante la fine degli anni 60 Kim ha scritto una serie di articoli in materia di economia, in essi stigmatizzò l'opinione secondo cui la principale forza trainante dello sviluppo economico era l'incentivazione salariale dei lavoratori, sostenendo invece che maggiori motivazioni potevano essere tratte dall'avere un'ideologia comune. Fece quindi il giro del paese dando indicazioni sulle ristrutturazioni tecniche che si dovevano verificare in tutti i settori industriali del paese. Nell'ottobre del 1980 si svolse il sesto congresso del Partito del Lavoro di Corea, da cui la posizione di Kim Jong-il uscì molto rafforzata. Al termine delle riunioni, egli fece il suo ingresso nel Politburo, nella commissione militare e nella segreteria del partito. Kim Jong-il fu anche un esperto di cinema e di regia, produsse numerosi film tra i quali Pulgasari, conosciuto come il Godzilla in salsa nordcoreana. Il film fu un tale successo e capolavoro che Kenpachiro Satsuma, attore giapponese che ha interpretato Godzilla in Il ritorno di Godzilla, Godzilla contro Biollante, Godzilla contro King Ghidorah, Godzilla contro Mothra, Gojira vs Mechagodzilla, Monster Planet of Godzilla, Gojira vs Space Gojira, Gojira vs Destroyer, i Drax in Godzilla, Furia di Mostri, Gigan in Godzilla contro i giganti e ai confini della realtà, Yamata Noro Yamato Takeru e lo stesso Pulgasari nell'omonimo film nordcoreano, affermò di preferire Pulgasari a Godzilla. Il futuro caro leader scrisse nel 1973 anche un libro sul cinema, intitolato Sull'arte del cinema. Per commemorare il 46esimo compleanno di Kim Jong-il nel 1988, il botanico giapponese Kamo Mututeru coltivò una nuova begonia perenne chiamata Kim Jong-ilia, letteralmente fiore di Kim Jong-il, che rappresenta la causa rivoluzionaria giuce del caro leader. Fu presentato come un segno di amicizia tra la Corea e il Giappone. Il fiore simboleggia saggezza, amore, giustizia e pace.
È progettato per fiorire ogni anno il compleanno di Kim Jong-il, il 16 febbraio. Tale storia ricorda quella della Kim Il-sung, un'orchidea ibrida del genere Dendrobium denominata così in onore del padre di Kim Jong-il, Kim Il-sung, dal primo presidente indonesiano Sukarno, per il fatto di aver compiuto grandi gesta a beneficio di tutto il genere umano. Il 24 dicembre del 1991 Kim assunse la carica di comandante supremo delle forze armate della Corea del Nord, dal momento che l'esercito è una componente fondamentale della vita nordcoreana, tale nomina fu molto rilevante nella sua carriera politica. Nel 1992, durante una parata celebrativa in onore dei 60 anni delle forze armate, prese il microfono davanti a una folla raccolta intorno alla piazza centrale, oggi piazza Kim Il-sung, e disse: «Gloria agli eroici soldati dell'esercito popolare coreano!». Tutto il pubblico applaudì e i partecipanti al corteo gridarono: 10.000 anni, locazione usata in Asia ed equivalente al nostro lunga vita, per 3 volte di seguito. Il 9 aprile 1993 venne eletto presidente della Commissione di Difesa Nazionale, in Corea del Nord, dal 1994 al 2016 la massima carica dello Stato, poiché la carica di presidente è stata affidata in maniera onorifica in eterno al defunto padre Kim Il-sung. Quando Kim Il-sung morì l'8 luglio 1994 a causa di un attacco di cuore nello stesso periodo del primo vero avvicinamento tra Corea del Nord e Corea del Sud, e in molti, almeno in Occidente, si chiesero se Kim Jong-il, ormai la persona più influente del paese, sarebbe riuscito a prendere il posto del padre senza problemi e se avrebbe seguito le orme del padre nel percorso nordcoreano verso la riunificazione della penisola. I pessimisti vennero presto smentiti e Kim Jong-il assunse le redini dello Stato senza problemi e da allora intraprese una politica moderata e di prudente apertura che solo l'integralismo americano della gestione Bush Jr. sarebbe riuscito a frenare. Il 21 ottobre 1994, poco dopo la morte di Kim Il-sung, la politica moderata del presidente statunitense Bill Clinton portò a un importante accordo con Pyongyang, firmato a Ginevra, in base al quale la Corea del Nord si impegnava a congelare il proprio programma di sviluppo nucleare in cambio della costruzione da parte statunitense di reattori ad acqua leggera per uso civile e una robusta fornitura annua di greggio. Nel 1995 una delegazione del Comitato per lo Sviluppo del Commercio Internazionale della Corea del Nord visitò per la prima volta gli Stati Uniti, mentre nel 1996 la RPDC partecipò alle Olimpiadi estive di Atlanta. La storia nordcoreana del dopo Kim Il-sung ha fatto segnare una serie di piccoli ma significativi successi nel processo di riunificazione fra le due Coree, grazie anche alla collaborazione e alla disponibilità al dialogo dei presidenti sudcoreani Kim Dae-jung e Roh Moo-hyun. Il frutto più evidente di tali relazioni è stata la storica visita a Pyongyang del presidente sudcoreano Kim Dae-jung, fautore di una politica di trasparenza nei confronti della controparte, nel giugno del 2000. Durante il summit il leader nordcoreano regalò due Pungsan al presidente sudcoreano. In cambio, Dae-jung diede due esemplari di Jindo. Nati nello zoo centrale di Pyongyang, i Pungsan si chiamavano Danjol, Unità, e Jaju, Indipendenza, ma furono in seguito rinominati Uri, Noi, ed Uri, 2. I due esemplari vissero inizialmente nella Casa Blu, la residenza del presidente sudcoreano, prima di essere trasferiti allo zoo di Seul, dove diedero alla luce 15 cuccioli prima di morire a 13 anni. Durante la loro vita, i due Pungsan avevano lo status di ospiti dello Stato. 18 anni dopo il figlio Kim Jong-un compirà il medesimo gesto, regalando una coppia di Pungsan al presidente sudcoreano Moon Jae-in. Quasi contemporaneamente nelle capitali delle due Coree si riunivano membri di famiglie divise dalla guerra ormai da 50 anni e nello stesso anno l'inviato speciale di Kim Jong-il, il primo vicepresidente della Commissione di Difesa Nazionale Ji Yong-rok, visitò gli USA per discutere della distensione mentre, pochi giorni dopo, la segretaria di Stato USA Madeleine Albright compiva uno storico viaggio diplomatico in Corea del Nord. Il 4 gennaio 2001 il giornale del lavoro, Rodong Sinmun, di Pyongyang riportava le parole del leader Kim Jong-il in merito alla necessità di risolvere i problemi interni e rilanciare l'economia del paese con una nuova mentalità. Nel 2002 la Corea del Nord apriva al turismo sudcoreano l'area naturale del massiccio montuoso Kumgang mentre le due Coree decidevano di riattivare la linea ferroviaria nord-sud interrotta dalla lunga linea di demarcazione, e Pyongyang e Seul mettevano mano a un progetto teso a recuperare l'antica importanza commerciale di Kaesong, oggi in territorio nordcoreano, a pochi chilometri oltre il confine, facendo della città una zona franca per scambi, traffici mercantili e industrie, progetto concretizzato nel 2003.
In questi anni la Corea del Nord cercò anche di uscire dal suo isolamento internazionale, allacciando relazioni diplomatiche anche con paesi storicamente appartenenti al blocco occidentale. Proprio l'Italia è stata il primo di tali paesi, stabilendo regolari rapporti il 4 gennaio del 2000. Il presidente sudcoreano Roh Moo-hyun invitò Kim Jong-il a Seoul, tuttavia l'incontro si svolse in Corea del Nord. Ma le relazioni tra Corea del Nord e Occidente precipitarono di nuovo. Il 30 gennaio 2002 nel suo discorso sullo Stato dell'Unione il presidente USA George W. Bush definiva la Corea del Nord, assieme a Iran, Iraq e in seguito Cuba, Libia e Siria, stato canaglia del cosiddetto asse del male, denunciando il trattato del 21 ottobre 1994, lasciando la Repubblica Popolare di Corea senza programma nucleare, senza reattori ad acqua leggera, promessi dagli USA ma mai costruiti, e senza petrolio. La Corea del Nord non poteva dipendere esclusivamente dall'umore degli inquilini della Casa Bianca così, in risposta al mutato atteggiamento sprezzante della nuova amministrazione USA, cacciò gli ispettori della IAEA e uscì dal trattato di non proliferazione nucleare nel 10 gennaio 2003, riprendendo il vecchio programma di sviluppo dell'energia atomica, rilanciando la nuova politica del Songun, l'esercito prima di tutto. Tutto ciò fu usato dagli USA per giustificare la presenza delle sue basi e dei propri 37.000 militari, oggi almeno 28.000, in Corea del Sud. Ciò spiega la loro presa di posizione arrogante e il terrorismo giornalistico in grado di propagandare un improbabile attacco nordcoreano al paese a stelle e strisce, ignorando i progressi diplomatici degli anni precedenti, muovendo accuse insensate come quella di terrorismo internazionale, storicamente infondata. I colloqui A6, iniziati nel 27 agosto 2003, furono una farsa diplomatica nella quale la Corea del Nord vennero proposte condizioni inaccettabili, simili a quelle di un paese sconfitto. Nel 2005 Kim Jong-il tagliò corto annunciando la ripresa del programma nucleare nordcoreano in mancanza del rispetto dei vecchi accordi sulla costruzione dei reattori per uso civile. L'ultima offerta della RPDC di una soluzione meno traumatica della questione fu fatta il 20 settembre dello stesso anno, quando Kim Jong-il propose la sospensione dello sviluppo della propria tecnologia nucleare militare in cambio della concessione di un reattore per uso civile, ma l'arrogante Occidente, evidentemente all'oscuro dei reali progressi nordcoreani in tale ambito, prese le dichiarazioni del caro leader come una grossa sparata, e il 7 dicembre un diplomatico USA rispose alle proposte di Kim con nuove accuse contro la Corea del Nord, definendo il paese un regime criminale, trafficante di armi e di droga. Invece nel 2006, dopo aver testato mezza dozzina di missili il 4 luglio, il 9 ottobre, anniversario dell'ufficializzazione dell'alfabeto coreano Hangul, la Corea del Nord testò la sua prima bomba nucleare, nelle viscere della terra del territorio Punggye-ri, nella prefettura di Kiljo, nella regione dell'Amgyeong settentrionale, scatenando un'esplosione di una potenza stimata tra il mezzo e i 15 kiloton. Seguì subito la consueta sequela di risoluzioni ONU, condanne più o meno ferme, esercitazioni, indignazioni, preoccupazioni e deplorazioni, alle quali la Corea del Sud non poteva non unirsi, tuttavia la prima ministra sudcoreana Ahn Myung-suk, il giorno dopo il test atomico, annunciò all'Assemblea nazionale che la Corea del Sud non avrebbe appoggiato nessuna risoluzione ONU a favore di un intervento armato in Corea del Nord, mentre Israele lamentò la possibilità che il paese potesse consegnare l'atomica all'Iran, alleato dell'RPDC e nemico dello Stato ebraico. Il 2007 fu l'ultimo anno del mandato del presidente sudcoreano Roh Moo-hyun e vide la fine dei colloqui A6, che si erano rivelati, come ovvio e inevitabile, solo uno spreco di tempo e denaro. Kim Jong-il accettò di incontrare il presidente Roh in Corea del Nord, dal 2 al 4 ottobre, fu un riconoscimento di Kim alla politica tollerante del collega, perennemente attaccato in patria e già scampato a una richiesta di impeachment. Destò molta emozione il fatto che Roh si fosse simbolicamente recato in Corea del Nord via terra, attraverso il confine. Le elezioni presidenziali sudcoreane del 19 dicembre 2007 videro vincitore l'ex sindaco di Seoul Lee Myung-bak, un personaggio che porterà a un nuovo deterioramento dei rapporti tra le due Coree. L'11 luglio 2008, nell'ambito di un tour per turisti sudcoreani in Corea del Nord, la 53enne Park Kwang-jia si alzò alle 4.30 del mattino, lasciò l'albergo e gironzolò per la montagna finché non entrò in una zona militare, benché questa fosse recintata e tabellata. Succede l'inevitabile e la povera, sebbene incauta, signora Park se ne tornò a Seoul in una bara. Nonostante sia chiaro che le colpe dell'incidente siano da imputare all'ingenuità della vittima e alla poca attenzione delle guide, la tragedia fu seguita dalla cancellazione dei tour sudcoreani che duravano dal 2002, portando all'aumento delle tensioni tra i due paesi.
Nel 2008, a causa di una sua lunga assenza, circolarono voci di un possibile ictus che avrebbe colpito Kim Jong-il e vi fu perfino chi ne ipotizzò la morte, tuttavia in seguito il caro leader dimostrò di essere ancora bene in sella. Nell'aprile del 2009 annunciò il ritiro definitivo dai colloqui ESEI, già interrotti 2 anni prima, e a maggio espresse le proprie condoglianze per la morte dell'ex presidente Roh Moo-hyun, non mancando di adombrare i sospetti sulla persecuzione, vera istigazione al suicidio, che si era scatenata su di lui da parte del nuovo presidente, alla fine di un mandato comunque pesantemente sofferto. Come per vendicarne l'uccisione, il 25 maggio, 2 giorni dopo il suicidio di Roh, la Corea del Nord eseguì il suo secondo test nucleare potente tra i 5 e i 6 kiloton. Nel marzo del 2009 le sentinelle di frontiera nordcoreane che pattugliavano nei boschi al confine con la Cina sequestrarono le 2 giornaliste statunitensi di origine coreana, non specificato se del nord o del sud, Eunali e Laura Ling, che lavoravano per l'emittente satellitare indipendente Current TV, con l'accusa di essere delle spie. Vennero arrestate, processate e condannate per aver valicato illegalmente i confini della Corea del Nord, confini di spionaggio secondo il tribunale, e ricevettero la condanna a 12 anni di lavori forzati. La segretaria di Stato Hillary Clinton si indignò mentre il marito ed ex presidente statunitense Bill Clinton andò in missione a Pyongyang per incontrare Kim Jong-il. Secondo la KCNA, Clinton e Kim Jong-il ebbero una conversazione esaustiva che incluse un ampio scambio di vedute sulle questioni di interesse comune. È stato inoltre riferito che la Commissione Nazionale per la Difesa della Corea del Nord ha organizzato una cena in onore di Clinton. In ogni caso, nelle prime ore del mattino del 5 agosto Kim Jong-il decise di concedere la grazia presidenziale a Lee Ling. Ciò, tuttavia, non mutò l'atteggiamento né della moglie di Clinton, né di Obama né del governo sudcoreano. Il 10 novembre 2009, nei pressi dell'isola di Daejeon, sul confine tra le 2 Coree, avvenne un ingaggio tra 5 unità sudcoreane e una cannoniera nordcoreana che uscì dallo scontro pesantemente danneggiata. Il 23 marzo 2010 la corvetta sudcoreana Cheonan colò a picco a largo dell'isola di Baemnyeong, vicino al limite delle acque della RPDC, uccidendo 46 dei 104 uomini imbarcati. La Corea del Nord venne subito accusata del misfatto, ma Pyongyang negò il proprio coinvolgimento. Una commissione d'inchiesta guidata da Corea del Sud, Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Svezia stabilì che la Cheonan era stata affondata da un siluro, il cui frammento fu rinvenuto nella zona dell'affondamento, nel quale vi era scritto 1 Pon, ossia numero 1. Qualcuno fece notare che i nordcoreani usano scrivere O al posto di Pon, come infatti si trovò scritto su un altro frammento di un siluro sicuramente nordcoreano recuperato 7 anni prima. Il giornalista venezuelano Walter Martinez e quello statunitense Wei Madsen hanno poi messo in evidenza di come la tragedia sia con tutta probabilità un false flag per demonizzare nuovamente il paese di Kim Jong-il e convincere il primo ministro giapponese Yukio Hatoyama a liquidare la scomoda ministra Mizuo Fukushima, contraria alla risistemazione della base militare statunitense sull'isola di Okinawa, importante satellite statunitense nella guerra fredda contro Cina e Corea del Nord. In genere le risposte della Corea del Sud ai lanci missilistici e gli esperimenti nucleari di Pyongyang sono esercitazioni militari barra navali, insieme alle truppe statunitensi, più o meno vicino al territorio nordcoreano. Accadde anche la mattina del 23 novembre 2010, nel delicatissimo scacchiere delle 5 isole, Daejeon, Baemnyeong, Socheong, Yeonpyeong e Udo, la cui sovranità sudcoreana è stata pesantemente contestata da Pyongyang. Nel corso di tale esercitazione alcuni proiettili di cannone sono finiti in acque territoriali nordcoreane, probabilmente intenzionalmente, generando la risposta del nord che aprirà il fuoco contro l'isola di Yeonpyeong. La Corea del Sud risponderà a sua volta a soli 13 minuti di distanza, costretti tuttavia a tirare alla cieca per una buona mezz'ora, visto che il rilevatore delle posizioni nemiche era fuori uso. Non fu una grande figura per un paese super militarizzato, ipertecnologico, in stato di guerra e teoricamente sempre allertato, e ben presto il ministro della difesa sudcoreano Kim Tae-yang si assunse tutta la responsabilità e diede le dimissioni. Il tutto aveva assunto l'aria di un tacito invito agli USA di Obama di non ridurre la presenza militare in Corea del Sud. Fu in questo periodo tumultuoso che il caro leader lasciò questo mondo. La televisione di Stato nordcoreana ne annunciò la morte in seguito a un infarto, mentre era in viaggio in treno, il 17 dello stesso mese. Il successivo 28 dicembre si sono tenuti i solenni funerali. Il corpo di Kim Jong-il è stato tumulato al Palazzo del Sole di Kumsusan, accanto al padre Kim Il-sung.
Nel giorno del decesso e fino al giorno dei funerali, i media nordcoreani hanno diffuso immagini ritraenti centinaia di migliaia di cittadini presi da crisi isteriche, piangevano e invocavano il nome del defunto presidente. Tra di essi vi era Kim Jong-un, terzogenito di Kim Jong-il, futuro presidente della Commissione di Difesa Nazionale, della Commissione per gli Affari di Stato e leader della Corea del Nord.